Scuola Oltre presenta i nuovi corsi di formazione webinar. Buongiorno a tutti, benvenuti al primo incontro gratuito di Scuola Oltre, primo incontro del corso con Anna Abate a Scuola di Benessere, seconda edizione, perché abbiamo già tenuto una prima edizione l'anno scorso che è piaciuta tantissimo e quindi abbiamo pensato di riproporvela anche quest'anno, a fine anno, perché magari in questo anno anche un pochino difficile c'è bisogno di ritrovare un po' di serenità, un po' di tranquillità e quindi perché no imparare qualche tecnica per andare appunto a Scuola di Benessere, per ritrovare un po' il benessere. Non solo voi docenti, insegnanti, esperti, ma anche e soprattutto anche i vostri alunni. Quindi sarà un percorso insieme a loro e con Anna. Oggi è un webinar gratuito, quindi avremo un'ora per conoscere la formatrice e anche conoscere il programma delle prossime lezioni del corso, che in totale sono 5 con oggi. Avrete la possibilità di rivedere la registrazione se vorrete andando sul nostro sito e anche avere i materiali che mette a disposizione Anna, che oggi insomma vi mostrerà solo in parte, ma che invece dopo vi regalerà come diciamo materiale aggiuntivo rispetto a quanto visto insieme, si vedrà oggi insieme. Per questa giornata di oggi abbiamo un attestato di partecipazione per il quale metteremo il link nella chat e quindi lo potrete compilare e ricevere direttamente sulla vostra mail già nella giornata di oggi. Per chi invece segue la registrazione troverete sulla pagina della registrazione anche il form per ricevere l'attestato sempre in automatico via mail, quindi non vi preoccupate che avrete anche un'attestazione. Chi seguirà il corso è un corso ovviamente riconosciuto dal MIUR che potrete trovare sulla pagina di Sofia e a cui vi potete iscrivere. Potete iscrivervi sia con carta del docente, con un buono, sia con un ordine sul nostro sito, ma vi darò le informazioni più precise a fine di questa oretta insieme. E quindi grazie a tutti per essere qua con noi anche di venerdì pomeriggio e lascio la parola ad Anna e al suo corso a Scuola di Benessere. Buon pomeriggio a tutti, ringrazio Scuola Oltre, ringrazio Francesca per aver presentato così bene tutto l'impegno di questo team eccezionale. Mi presento, sono la dottoressa Abate Anna, sono formatrice, pedagogista clinico e istruttrice di yoga educativo. Come voi sono anche un'insegnante di scuola primaria da tanti anni, da più di 14 anni insegno, sono di ruolo, ma prima di diventare di ruolo, come tutti voi, ho girato veramente tutta la regione Veneto, si può dire, e ecco, lo dico per dirvi che la scuola la vivo da dentro, quindi questo corso è pensato sì da una pedagogista, da una formatrice, da un'esperta di tematiche di benessere, che però vive la scuola e quindi sa anche le problematiche che ci sono all'interno, ecco. E da anni di cosa mi interesso? Io lavoro proprio come pedagogista e tratto il tema del benessere e della consapevolezza interiore nel mio studio, nelle scuole dove faccio le consulenze, dove faccio progetti e laboratori. Io vi ringrazio tantissimo, veramente tanto, per essere qui e per esservi presi del tempo per voi, per partecipare per una vostra crescita personale e professionale. Questo è molto, molto importante. Come abbiamo detto, questo corso si sviluppa in 5 lezioni e nasce dalla volontà di creare insieme nuove opportunità di serenità.
Ne abbiamo veramente tanto bisogno, ne avevamo tanto bisogno ancora prima che si verificasse questa pandemia, oggi lo sappiamo ancora di più, insomma abbiamo visto lo stato di malessere purtroppo che c'è in molte scuole, dalla scuola dell'infanzia, alla scuola primaria, le medie, le superiori, non ne parliamo neanche, insomma sappiamo quanto sia delicato questo momento storico e aggiungo lo era già prima, quindi veramente ci sono veramente tante tante situazioni che hanno necessità del nostro aiuto, un aiuto però professionale. E ecco, quindi se ci sono tra voi educatori o insegnanti di sostegno, sono molto contenta perché questo corso li aiuterà per ampliare la loro cassetta degli attrezzi. Ecco, ogni lezione del corso ha un tema specifico che potrà essere sviluppato da voi secondo la vostra sensibilità. Questa è un po' la chiave, l'innovazione di questo corso. Come dicevamo, questa è la seconda edizione. Ecco, io mi sono sentita poi con le insegnanti che hanno partecipato alla prima edizione che mi hanno raccontato come stava proprio proseguendo nelle loro classi, come mettevano in atto tutti quanti i consigli, i trucchi, le tecniche che abbiamo imparato all'interno del corso. Dico abbiamo perché lo scambio è sempre reciproco, ecco. Ecco, quindi tutte le pratiche che imparerete vi aiuteranno a costruire un vostro rituale. Un rituale di benessere che potete proporre nella vostra classe senza distinzione di età, quindi poi ognuno potrà, io darò proprio dei consigli e sarà fatto tutto quanto per età diverse, quindi infanzia, primaria, non ci sono problemi da questo punto di vista. Ecco, quindi in tutte le classi e ecco, io devo dirvi che citando numerose ricerche scientifiche nazionali e internazionali, queste pratiche di benessere che vi proporrò e che vi propongo migliorano la capacità di autocontrollo, quindi sono legate sia al benessere in classe ma anche all'apprendimento. Questo lo dico perché è molto importante anche da far presente ai propri colleghi, alla dirigente. Questo corso è qualcosa che aiuta la scuola e i ragazzi anche ad apprendere meglio, quindi a potenziare l'attenzione focalizzata, sviluppano un pensiero positivo. Sapete quanto è importante il pensiero positivo per l'apprendimento, quindi i compiti di riuscita. Ecco, questo è molto molto importante. Quindi adesso io inizierò perché sono una ciaccolona, potrei parlare per ore, ma abbiamo solo un'ora di tempo per conoscersi, quindi io adesso vi ringrazio e adesso io condivido il mio schermo in modo tale che possiamo iniziare e vedere le nostre slide. Quello che vi chiedo è di prendere un foglio e una matita. Poi andremo a presentarci con tutti quanti perché ho piacere di fare questa cosa. Io inizio e poi ci presentiamo tutte perché faremo un'attività, ovviamente un'esperienza. Quindi vi chiedo a tutte, intanto che io faccio partire il video, di prendere un foglio e una matita con voi che ci serviranno. Ecco, quindi presento il mio schermo. Benissimo, dovreste, benissimo, ci sono sempre quei 2 secondi in cui si vede lo schermo, dovreste vederlo tutti quanti, bene. Sì, allora, sì, scuola di benessere, Anna. Benissimo, perfetto. A scuola di benessere, questo è un laboratorio, una carica di positività per chi insegna. Oggi pomeriggio parliamo della positività. Proprio per noi insegnanti, perché è fondamentale essere carichi, essere positivi. E come si fa? Adesso lo scopriamo insieme. Ecco,
Oggi facciamo questo tipo di esperienza, quella del laboratorio dell'immaginario. Il laboratorio dell'immaginario è una tecnica di mia competenza come pedagogista, è creata dal dottor Simetti, è una tecnica molto preziosa. Io adesso non ho il tempo per spiegarvela perché ci vorrebbe un'ora solo e di più, anche solo per spiegarvi cos'è il laboratorio dell'immaginario, ma poi voi potrete andare a curiosare. Intanto lo proviamo insieme. Ecco, oggi andremo a esprimere le nostre emozioni e a capire com'è la nostra passione per l'insegnamento, come possiamo renderla sempre viva nelle nostre azioni e quindi godere proprio questa passione. Andiamo a recuperarla, sentiamo dove si trova, si sta esaurendo, ce l'abbiamo ancora, si sta spegnendo per via della pandemia, per via delle difficoltà, anche col sistema scuola. Ecco, allora adesso facciamo proprio questo laboratorio dell'immaginario per capire un po' lo stato di benessere, del nostro benessere. Ecco, intanto vi dico appunto che, come vi ho detto, gli insegnanti che pratico le tecniche di benessere socio-emotivo, le pratiche di rilassamento e meditazione, sono attenti a tutte le caratteristiche dei propri allievi. Sono in sintonia con se stessi e con la classe. Creano in classe un clima familiare, crescono nella propria etica professionale, imparano numerose tecniche di riduzione dello stress e prevengono disturbi come burnout. Questo tutto da ricerche, eh? Cercano diversi tipi di soluzioni a classi difficili, perché vedrete che queste tecniche che vi insegnerò aiutano anche ovviamente nella gestione di una classe difficile. Nutrono maggiore soddisfazione per il proprio lavoro. Allora, siete pronti? Intanto prendete tutti quanti un foglio di carta, una matita e quindi iniziamo con il laboratorio dell'immaginario. Ecco, adesso io vi chiedo questo, di disegnare la scuola che vorreste, quello che desiderate per voi e per i vostri alunni. Quindi adesso io vi lascio una decina di minuti a disposizione, faccio suonare anche il mio gong di benessere che utilizzo nelle mie meditazioni, nelle mie pratiche, faccio 3 suoni di campana, facciamo una bella respirazione profonda, inspiriamo, espiriamo e lasciamo andare tutte le tensioni della giornata, prendiamo la matita, immaginiamo con il nostro occhio interiore la scuola che vorremmo e iniziamo a disegnarla. Benissimo, quindi facciamo queste 3 respirazioni, prendiamo la nostra matita e iniziamo a disegnare la scuola che desideriamo, che vorremmo. La nostra scuola ideale, la disegniamo, se abbiamo dei colori vicino, riusciamo anche a darci un po' di colore perché è fondamentale nel laboratorio dell'immaginario anche l'uso dei colori, quindi disegniamo la nostra scuola e iniziamo a colorarla. Abbiamo questi 10 minuti a disposizione, poi io rifarò altri 3 suoni di campana e quindi adesso voi intanto la immaginate, la disegnate e poi vediamo insieme, mi spiegherete voi insomma questo disegno, io vi farò delle domande specifiche, però intanto concentratevi. Proprio rilassatevi e disegnate la vostra scuola ideale. Potete chiudere gli occhi, immaginarlo un attimo e poi partire con il disegno. Ne approfitto, Anna, per dire che chi vorrà intervenire attiveremo l'audio e daremo modo insomma di spiegare il suo disegno e la sua interpretazione. Mi verrebbe da dire anche un'altra cosa, che se c'è qualcuno che vuole condividere i suoi disegni con noi, lo faccia, ci fa piacere, giusto? Lo possiamo anche mettere certamente.
Certamente, chi vuole disegnare e poi condividere il disegno lo può fare con tutti noi, l'audio, poi io adesso vi lascio proprio il tempo della distensione, anche proprio per imparare questa cosa in cui noi a scuola, no, come insegnanti abbiamo sempre un po' l'ansia di vedere il risultato, di vedere il bambino o il ragazzo che ci consegna il compito e siamo sempre di fretta e non siamo abituati al silenzio, sapete? Io vado, come pedagogista, vi dicevo, vado a fare anche delle osservazioni nelle classi, a volte vengo chiamata dalle dirigenti, quello di cui mi accorgo che a volte non è una colpa di nessuno, ovviamente non si colpevolizza mai nessuno, voi sapete che nella filosofia dello yoga, della meditazione, non c'è giudizio, solo un miglioramento costante. Ecco, a volte tendiamo a occupare lo spazio con la nostra voce, invece è fondamentale riuscire a sentire anche il silenzio nella classe, dove tutti i bambini sono operosi, stanno lavorando come noi adesso e non abbiamo timore anche a far passare 1 o 2 minuti di silenzio. Non è la nostra cultura, non siamo abituati, noi parliamo in continuazione. E invece ecco, possiamo proprio imparare questa cultura che arriva dall'Oriente, la cultura anche della quiete, del silenzio, della calma, della profondità, dell'essenza. Ecco, questo è molto molto importante. Io aspetto ancora 2 minuti e poi intanto vi dico, anzi posso proprio scrivervi nella chat, adesso interrompo un secondo la condivisione, vi posso proprio dire che cosa mi potete dire quando vi sentirete di intervenire. Ecco, ve lo scrivo nella chat, il nome, la scuola e poi spiegarmi cosa c'è. Così vedo cosa c'è nella vostra scuola che avete disegnato. Il titolo è fondamentale darlo nel laboratorio dell'immaginario. Noi adesso scriviamo anche un titolo dopo che abbiamo scritto, disegnato la nostra scuola. Quindi mettiamo il titolo, i colori che abbiamo adoperato, perché anche questo ha un significato. E anche se vi fa pensare al passato, al presente o al futuro. Allora, adesso vi scrivo tutto così voi potete poi rispondere, che sono molto curiosa di sentire le vostre voci e di sentire cosa avete disegnato, com'è il vostro stato di benessere, di passione nella vostra scuola. Ecco qui, io ve l'ho scritto così mi potete rispondere e posso sentire le vostre voci. Benissimo. Per chi vuole, appunto, può alzare la mano, c'è il tasto, la funzione alza la mano di Zoom, oppure può anche semplicemente scrivere in chat che vuole, insomma, intervenire e io gli attiverò l'audio. Quindi vi aspettiamo con le vostre condivisioni. Sì, condividere è molto importante per noi perché ecco quello che vedrete poi se vi iscriverete a questo corso che è molto interattivo. Io propongo tecniche, poi ci vedremo tutti nel pannello durante i corsi e ovviamente le tecniche saranno tante e sono però anche distensive per voi. Quindi sono quelle 2 ore del venerdì pomeriggio che l'insegnante si prende, ma porta benessere prima di tutto a se stesso e poi lo può portare in classe, quindi ha una doppia funzione. Ecco, Patrizia, che tra l'altro ha il mio stesso cognome. Patrizia, da dove vieni? Insegni danza e ci piacerebbe sentire che cosa hai disegnato, visto che ti vedo nella chat che hai scritto, se hai voglia di condividere. Ecco, Patrizia. Mi sentite? Sì. Ciao, sì, non siamo parenti, ma abbiamo lo stesso nome. E hai lo stesso nome anche della mia zia, pensa come piccolo. Sì, io sono un'insegnante di danza e da un po' di tempo seguo questi webinar perché so, anche da insegnante di danza, non di scuola, che bisogna cambiare il modo di insegnare ai bambini quando torneremo. Quindi più esperienze facciamo e conoscenze abbiamo anche noi nella danza e meglio è. E
Il mio disegno è molto piccolo e stilizzato perché ho solo un piccolo foglietto, però si chiama La mia scuola che danza ed è il futuro. Questo è quanto. Bellissimo, bellissimo. Beh, intanto Patrizia ti dico che questo corso io lo dedico anche agli educatori, non solo agli insegnanti di classe, quindi se tu vorrai partecipare sentiti libera perché le tecniche che imparerai sono tutte quante tecniche sul benessere, quindi non sono tecniche per insegnare la matematica o l'italiano, ma sono rituali di benessere in apertura, anche in mezzo alla lezione o anche a fine lezione, che tu potrai fare anche nella tua scuola di danza. Questo te lo dico perché magari è un arricchimento in più e non era specificato nel corso. Ecco, quindi ti ringrazio Patrizia. Intanto faccio finire il tempo a disposizione, quindi suono i tre gong. Benissimo. E quindi Federica, una porta aperta, un sole bellissimo. Allora, aspetta, stavo leggendo Federica e Federica, una porta aperta, un sole, due mani intrecciate, un gabbiano in volo, una farfalla del vento, quindi una scuola all'aperto, Federica. E infatti i nostri rituali si possono fare anche in giardino e vedremo anche questo. Federica, se vuoi parlare, noi siamo felicissimi di sentirti. Va bene. Sì, va benissimo. Riesco a parlare già adesso? Sì, ti stiamo sentendo. D'accordo, sì, io mi sono messa un po' in una fase di transizione, diciamo che questo è proprio il desiderio di un cambiamento rispetto alle porte chiuse che abbiamo ora, più che l'immagine proprio del momento. Anche se l'immagine della scuola attuale è comunque positiva, è abbastanza solare, allegra ugualmente, però ha troppi confini. Il disegno che ho fatto punta a un po' di cambiamento verso la leggerezza, il volo, quindi il rendere più spensierato il clima generale, diciamo, delle giornate e del contesto in cui viviamo noi insegnanti insieme ai bambini, i nostri alunni. Eh sì, Federica, io ti dico, e adesso non lo sto dicendo assolutamente per sponsorizzare, tra virgolette, questo corso, però ecco, ci tengo a spiegarlo, perché insomma io stessa quando mi scrivo un corso voglio sapere tante informazioni, quindi mi viene da chiacchierare con voi e anche darvele, e quindi vi dico questo, che chi desidera un cambiamento lo potrà avere iscrivendosi in questo corso, perché imparerà dei rituali che potrà trasferire nella propria classe, cambierà anche se insegnate dentro con la porta chiusa e le mascherine, cambierà completamente il rapporto con i vostri alunni. E io questo ve lo dico proprio con la mano sul fuoco. Ecco, io ho letto anche dei commenti che mi danno da giovanissima, io ho 45 anni. Ecco, magari a volte non si vedono, ma ce li ho. e quindi sì, quando parlo di esperienza sono veramente tanti anni che sono nel mondo della scuola a più livelli e mi sento veramente di dirvi che questo corso, prima di inserirlo all'interno dei corsi di Scuola Oltre, come tutti i corsi di Scuola Oltre, è stato testato, sono andata nelle scuole, ho provato più volte a portare questi rituali, ho formato degli insegnanti, quindi ecco, quando vi dico che con poche lezioni, applicandosi, imparando questo rituale, si può veramente importare una miglioria nel proprio modo di essere, di viversi a scuola e anche con i propri allievi, ecco, questo ve lo garantisco. E ringrazio Federica. Da dove, Federica? Casarsa, provincia di Pordenone. Adico, sì, però sì, lavoro. Dove lavori? Spilimbergo. Benissimo. La scuola di infanzia di Spilimbergo. Mi fa molto molto piacere perché io sono friulana, sono qui in Veneto Padovana, così da 20 anni, ecco.
Ma sono di Pordenone, quindi sono friulana, mi fa piacerissimo sapere che ci sono insegnanti anche del Friuli. Benissimo, e quindi ti salutiamo Federica, provo a leggere anche altre persone, ti ringrazio. Grazie. Per la tua disponibilità. E vediamo Tatiana, Scuola dell'Infanzia, Porto Romano Fiumicino, se vuole intervenire, Roberta, Scuola dell'Infanzia, disegnato, una scuola immersa nella natura. Con un gazebo gigantesco immerso tra grandi alberi, bellissimo, perché adesso che c'è la primavera possiamo uscire con i nostri bambini, con i nostri ragazzi, se abbiamo un po' di spazio verde a scuola. Tatiana, prova a parlare che noi ti sentiamo. Io ti vedo ma non ti sento ancora. Prova ad accendere il tuo microfono. Intanto vado avanti, appunto Roberta. Ah, ecco Tatiana. Eccomi. Benissimo, da dove? Allora, abbiamo visto Tatiana, Porto Romano Fiumicino, una scuola dell'infanzia. Che cosa hai disegnato, Tatiana? Io ho disegnato una scuola, un edificio con una bella porta che dà sul giardino e due grandi alberi, un prato verde, qualche nuvola nel cielo e un bellissimo sole però. E brava. Sicuramente una scuola all'aria aperta, visto il periodo che stiamo vivendo, e quindi fare dei rituali che il resto danno sicurezza, sono proprio quelli che danno sicurezza ai nostri bambini, se portati anche all'aperto, possono essere sicuramente molto, ma molto più incoraggianti, visto il periodo che stiamo vivendo, quindi daranno sicuramente benessere sia ai bambini, sì, soprattutto a noi, che siamo noi quelli che dobbiamo essere i primi positivi a trascinare i nostri bambini ad avere un atteggiamento mentale positivo. Ma veramente, devo riprendere le parole di Tatiana per tutti quanti, perché è fondamentale, hai proprio ragione Tatiana, siamo noi, perché spesso i genitori, anche se siamo spesso anche insegnanti e genitori, però i genitori, e non per cattiveria, ma perché vivono questo momento storico, le televisioni sempre accese nelle case dei nostri bambini, la paura che hanno vissuto l'anno scorso, la paura che hanno vissuto quest'anno, io li ho visti bambini anche con questo piccolo periodo di DAD, quando sono tornati a scuola ci è voluto una quindicina di giorni perché si rimpossessassero degli spazi, dei ritmi, ecco, anche di trovare la giusta concentrazione, perché erano in shock emotivo, ecco. Quindi noi abbiamo il dovere di aiutarli, perché siamo, prima di essere insegnanti, siamo comunque maestri di vita, ecco, non dimentichiamocelo, anche se la nostra scuola spesso se ne dimentica, anche se il nostro ministero è lontano dalle nostre scuole, l'abbiamo visto, ecco, noi però possiamo fare la differenza, sono sempre stati grandi maestri, grandi pedagogisti a fare la differenza nella scuola, e quindi è fondamentale, quindi forza e coraggio, che con questi rituali andremo a costruire veramente molto benessere nelle nostre scuole. Grazie della testimonianza. Grazie. Tatiana, e ecco, io vi ringrazio tutte quante, sto vedendo che avete scritto un sacco di cose, anche Maria, anche Mariu, anche Simona, Irene, Cinzia, vado un po' avanti velocemente perché ci tengo a farvi vedere delle altre slide. Paola, forse, che aveva richiesto la parola, gliel'ho attivata perché sì, mi pare che non abbia, volesse intervenire e non ha scritto niente, quindi sì, ci dà sì, magari sì, un'interpretazione. Quindi Paola, che ha alzato la mano, puoi parlare, ti ho dato la possibilità. Hai ancora il microfono chiuso però, eh? Paola deve... Sono io, vero? La Paola? Sì, sì, sì. Ho appena scritto un messaggio, esatto, comunque. Sì. Allora, io ho fatto il mio disegno, non so se si può vedere. Vedere purtroppo no, però... Ho disegnato tutti i bambini in un grande cerchio
Io sono in mezzo a loro, ma non mi distingo, sono proprio come loro. E sono tutti abbracciati con le mani sulle spalle. E sono in un ambiente all'aperto, dove c'è un bel giardino con un bellissimo sole, ci sono gli uccellini, c'è una farfalla e una lumachina. E sono tutti sorridenti, con tanta voglia. Ho scritto la gioia di stare insieme e cominciare la giornata con il condividere ogni momento, respirare e cominciare con un saluto al sole. Io che meraviglia, Paola! Per me, che sono un'istruttrice di yoga educativo, insegno anche yoga ai bambini, è fantastica questa immagine, fantastica. Allora, io ho avuto la fortuna per parecchi anni di fare yoga su di me. Andavo in una palestra dove si faceva yoga, per cui l'ho interiorizzata io. E poi ho cominciato a sperimentare quello che mi sembrava adatto sui bambini. Ho seguito un corso veloce col computer. E mi sono incontrata sulle giuste tematiche e su quello che era il mio pensiero. Insomma, io l'ho applicato per diverso tempo sui bambini, praticamente i bambini me lo chiedevano tutti i giorni. Siamo arrivati al punto di occupare tutti gli spazi, quelli che sembrano vuoti ma non sono mai vuoti, invece di occupare con una canzoncina, loro mi chiedevano, facciamo yoga. Me lo chiedevano tutto. Ed è stato bellissimo perché, avendo dei bambini iperattivi, dei bambini con problemi a volte neurologici, soprattutto i bambini iperattivi, non si distinguevano più nel gruppo. Sono fantastici, reagiscono benissimo, riescono ad avere un autocontrollo. Io veramente ho avuto dei miracoli in classe, ma nel giro di poco tempo. Non c'è voluto chissà quanta attesa. E loro apprezzano molto questo tipo di... No, non fatico a crederti, Paola, perché sì. Appunto in questi rituali che voi andrete a proporre nelle scuole, non sono, ovviamente non facciamo yoga educativo, non facciamo le asana, ma andiamo a fare dei rituali molto importanti in cui si cresce con la fiducia, il rispetto, la solidarietà, l'attenzione, l'allargamento del cuore, no? E tanto amore, tanta fiducia, proprio un clima di benessere che distende moltissimo tutti i bambini che hanno difficoltà. Infatti all'inizio dicevo, se ci sono insegnanti di sostegno, se conoscete insegnanti di sostegno, sono pratiche molto utili per tutta la classe e anche proprio per coinvolgere i bambini che hanno delle difficoltà. Io ti ringrazio tantissimo, Paola, veramente tanto, e vado avanti con tutte le persone che ci hanno... Sì. Una piccola cosa ancora. Sì. Io ho spaziato molto con lo yoga, ho usato anche degli strumenti tipo la palla, i teli, delle piccole corde. Abbiamo creato dei giochi che sono nati anche spontaneamente con i bambini, dove c'era il salvataggio, dove c'è stata la barca che si è rovesciata. Prima la barca era fatta con i teli, eravamo tutti in barca, coppie a tre, a quattro. Poi la barca si è rovesciata, allora tutti con le funi ci arrampicavamo per salvarli. Cioè è stata una cosa bellissima. Gli fulà diventavano le redini dei cavalli. Cioè facevamo delle cose bellissime. E poi avevamo anche momenti di relax, dove con la musica adatta si... C'erano dei momenti bellissimi, i bambini poi descrivevano e disegnavano delle cose bellissime. Non vedevamo più quei colori monocolori, certi bambini, vedevamo tutti i colori nei bambini. E questo sai perché? Perché l'allargamento del cuore. Quando si fa lo yoga, quando si fanno queste pratiche anche di disegno, di laboratorio dell'immaginario, di immaginazione, di storie, vedremo i rituali del benessere con il mandala. Ne faremo veramente di tutti i colori in questo corso. Infatti vi ho detto, è un corso veramente pieno, ricco, intenso di esperienze, di pratiche che potremo imparare tutti insieme, e vedrete proprio il cambiamento. Quindi grazie, Paola, per la tua
sua testimonianza, perché è veramente molto importante. E io ringrazio tutte quante, tra l'altro vedo tra le tante che hanno scritto anche una mia ex compagna delle superiori, che mi fa una gioia immensa sapere che sta insegnando e che anche lei è attenta a queste pratiche di benessere. Io vado avanti a condividere il mio schermo, perché vorrei, prima che finisse il tempo, darvi delle informazioni importanti, e poi se c'è tempo, volentieri sono qui per ascoltare tutte quante. Ecco, quindi vado avanti con la condivisione dello schermo e andiamo avanti. Allora, le domande a cui rispondere, abbiamo visto, sono quelle a cui avete risposto, quindi che cosa ha disegnato, cosa rappresenta questo disegno, quali colori avete adoperato, ecco, le abbiamo già viste. E adesso vi spiego come fare questo laboratorio con i vostri ragazzi, sia della scuola dell'infanzia, che della primaria, che del primo e secondo grado. Allora, in un foglio A4 voi fate sempre la scuola che vorrei. Questa è la domanda, non dovete aggiungere altro. Sapete che quando si fanno i laboratori non dobbiamo condizionare assolutamente la persona che sta disegnando. Quindi la domanda che fate è quella, non ce ne sono altre. La scuola che vorrei. Allora, i bambini della scuola dell'infanzia e anche fino alla terza elementare, diciamo seconda elementare, possono rispondere oralmente, e poi mano a mano che si va su con l'età possono rispondere nel foglio. E quindi cosa si chiede? Poi le slide rimangono tutte a voi. Che cosa hai disegnato? Me la descrivi? In che posto si trova? Che colori hai usato? Se dovessi dare un titolo alla scuola, che titolo daresti? Quale caratteristica rende bella la scuola che hai disegnato? Guardate che queste domande sono domande chiave per costruire un rapporto. Perché se voi sapete ascoltare i vostri allievi, vi diranno nel bene e nel male quello di cui hanno paura, quello che è un po' difficile per loro in questo momento, quello che desiderano, come avete fatto voi. Voi avete disegnato queste scuole con questi alberi all'aperto, perché adesso c'è la primavera, siamo stufi di queste mascherine, anche se bisogna usarle, siamo stufi di queste porte chiuse, anche se vanno tenute chiuse, siamo stufi di questa scuola che ci opprime un pochettino, eh? E allora vogliamo uscire, vogliamo stare bene, vogliamo stare all'aperto, e quindi abbiamo disegnato i nostri desideri, i nostri bisogni. Lo stesso faranno i vostri allievi, quindi mi raccomando, è fondamentale ascoltare e non arrivare noi, perché pensiamo di conoscerli, a quello che loro stanno pensando, ma facciamo delle domande, andiamo a investigare, poniamoci non come la loro insegnante o il loro insegnante, ma come un maestro di vita, cambiamo completamente per loro. Chi già è in questa sintonia imparerà tantissimo da questo corso, chi non è ancora entrato in questa sintonia sentirà le vibrazioni di questo corso entrare dentro e cambierà completamente il suo modo di fare scuola, il suo rapporto con i suoi allievi. Ecco, intanto ci tengo a raccontarvi un attimo l'immagine intera di questo corso. Nella seconda lezione, che sarà venerdì 7 maggio, quindi abbiamo tempo un pochettino adesso prima di iniziare, 2 ore dalle 5 alle 7, e il tempo presente, parleremo di consapevolezza interiore, cos'è, come si ricerca, le tecniche per bambini sereni e felici, gli attimo degli adolescenti, perché parliamo anche per, a seconda poi di chi si iscrive ovviamente, più o meno peso, in cosa consiste, terza lezione tutta sulla respirazione, che è fondamentale. Imparerete voi, per voi stessi, delle tecniche di respirazione che vi aiutano tantissimo anche nella vostra vita quotidiana e anche nella vostra lezione, e delle tecniche di respirazione per i vostri bambini. Come diceva Paola prima, i miei bambini quando imparano le tecniche di respirazione poi chiedono sempre: maestra, possiamo fare la respirazione del palloncino? Possiamo fare la respirazione del leone? Quarta lezione, arte e gentilezza, i mandala e la calma in classe, gli atti di gentilezza e di cooperazione e la comunicazione non violenta in classe, proprio tecniche di comunicazione non violenta.
E per concludere la quinta lezione, sviluppare la concentrazione, quindi educare all'attenzione focalizzata, esprimere curiosità verso le discipline, o nel caso in cui si iscriva anche l'insegnante di danza, esprimere curiosità verso la danza. Ecco, quindi a scuola di benessere, tramite queste tecniche che noi abbiamo sperimentato oggi, quella del laboratorio dell'immaginario, abbiamo raccontato le nostre emozioni. Voi lo sapete benissimo, Daniel Goleman, che voi tutti conoscerete, nel 1995 porta l'intelligenza emotiva ad avere un peso e un riconoscimento scientifico e culturale. Ci sono dei gradini che l'essere umano compie nel riconoscere le emozioni, elaborarle, sviluppare empatia e autoregolare le emozioni. Quanti adulti, basta leggere il giornale, cosa che a me non piace fare, ma quanti adulti noi vediamo tutti i giorni compiono delle brutte azioni solo perché non sanno riconoscere le proprie emozioni? Eh sì, perché nessuno gliel'ha insegnato, perché bisogna insegnarlo. E quindi l'insegnante può avere un ruolo molto importante, può diventare alfabetizzatore emozionale, creando occasioni di crescita interiore e trovando dentro di sé una missione importante. Ecco, ad esempio, in quale circostanza, provate a pensare, in quale circostanza vi siete sentiti coinvolti nel sostenere un vostro alunno dal punto di vista emotivo? Ecco, vi dico solo che molto spesso nelle scuole, soprattutto superiori, e questo è veramente brutto ed è il segno dei tempi che stiamo percorrendo in questo momento, cosa fanno? Arrivano questi ragazzi che hanno veri e propri attacchi di panico durante le interrogazioni, anche all'università a dire il vero, gli tremano le gambe, gli viene da piangere, la nausea, l'attachicardia, non riescono a alzarsi per andare alla lavagna a fare l'interrogazione. Ecco, quindi noi che abbiamo, possiamo, diciamo, dalla scuola dell'infanzia alle scuole elementari e salendo via, possiamo veramente aiutare questi bambini a elaborare benissimo e imparare a gestire le emozioni. In una relazione di apprendimento è veramente importante riuscire a comprendere i nostri allievi. Ecco, l'insegnante ha necessità di ampliare la propria formazione continua. Questo è vero, perché lo vediamo anche noi a volte, che ci sono insegnanti che non hanno queste competenze, ma oggi i ragazzi hanno bisogno di insegnanti che abbiano queste competenze. E quindi è fondamentale che diventi consapevole prima di tutto delle emozioni l'insegnante, delle reazioni, dei vissuti che lo legano al mondo della scuola, e poi sviluppare le qualità positive per essere, per saper essere e per saper fare lui e anche il proprio allievo. Ecco, l'apprendimento abbiamo visto che è legato alle emozioni, un rapporto tra pensiero e emozione, tra l'imparare, l'emozionarsi, e questi due adesso abbiamo visto le neuroscienze ce lo danno proprio come conferma ormai da anni, che questi due avvenimenti sono legati tra di loro. Ci sono numerosi studi che sottolineano che l'emozione di riuscita in un compito è fondamentale aiutare il ragazzo a sentirsi bravo, ovviamente deve essere legato alla realtà, a sentirsi bravo, a sentirsi capace, legare le emozioni positive all'apprendimento, che è un'altra cosa ancora, cioè mentre si apprende a essere felice. Ecco, le emozioni spiacevoli possono attivare processi che si traducono nel corso degli anni con l'abbandono scolastico, che tra l'altro è sempre più in crescita in Italia. La competenza emotiva è legata non solo a come l'insegnante crea il gruppo classe o alle sue scelte didattiche, è fondamentale il ruolo dell'insegnante come facilitatore emozionale. E quindi è importante imparare a insegnare ai bambini gli atti di gentilezza, comunicare in modo non violento fin da piccolissimi, praticare esercizi di rilassamento, e tutte queste cose le imparerete durante il corso, costruire curiosità e interesse, imparare tecniche di respirazione da insegnare in classe per gestire momenti di stanchezza o difficoltà,
aiuteranno voi stesse, perché guardate l'anno scorso tutte le insegnanti, voi pensate al periodo dell'anno scorso, arrivavano il venerdì alle 5, poi noi, nostra mitica campana, iniziavamo, facevamo le nostre respirazioni, le nostre visualizzazioni, loro stavano bene, lavoravamo benissimo con queste tecniche da apprendere, mi ringraziavano proprio per come stavano loro in quel momento e poi mi mandavano un sacco di mail durante la settimana per dirmi come stavano andando le tecniche che stavano imparando con i loro ragazzi. Infatti sto scrivendo anche un libro proprio per proprio riuscire a regalarvi questi rituali anche scritti, ecco, importantissimo per me, anche il vostro feedback. Un esempio di esperienza è questo, la collega Rita Mandabigi, che è una docente di lettere presso la scuola media Donatello di Ancona, ha elaborato un metodo in classe, sperimentando con gli allievi, come diceva Paola. No, sperimentiamo, perché a volte tanti insegnanti con cui parlo anche sono talmente scoraggiati, come dicevamo prima, ecco, importante, perché dicevamo se non c'è la positività, dopo alla fine c'è lo scoramento. E, ma questo non si può fare, ma insomma, siamo già stressati, quest'altra cosa non si può fare perché poi la collega invece urla e poi il dirigente non gli va bene e poi intanto nessuno ci crede e poi comunque i momenti per parlare con i genitori sono sempre meno e quindi perché investire nel benessere della scuola? Ecco, no. Questo non è un pensiero che ci può aiutare. Quindi io vi ho messo un esempio, potevo mettervi ovviamente pedagogisti famosi, no, però non aveva senso. Una collega che ha sperimentato con gli allievi, cosa ha fatto? Ha fatto uso della respirazione e della poesia, li ha coinvolti in una pratica di consapevolezza durante la lettura delle poesie, ponendo attenzione verso la parola e le evocazioni che essa aveva negli studenti. E questo cosa significa? Che ognuno di voi, imparando alcune tecniche, è in grado di creare interesse, curiosità e benessere verso la disciplina che insegna. Ecco, io interrompo un attimo la condivisione perché voglio tornare a voi, voglio vedere anche se ci sono stati dei messaggi, perché mi interessa moltissimo lo scambio con voi e anche perché ecco, oggi, che è diciamo, il momento in cui noi presentiamo il corso, sono io che sto parlando moltissimo, ma poi vi garantisco che durante le lezioni invece è un continuo feedback, perché abbiamo un sacco di tecniche da sperimentare. Ecco, abbiamo Donatella che dice: senza la costruzione di relazioni educative significative non passa niente. È proprio vero, Donatella. Infatti è fondamentale imparare ad ascoltare i nostri allievi, ma anche proporre dei laboratori, delle pratiche con loro e dei vissuti. Questo è fondamentale. Ecco, dall'Umbria vediamo Donatella, ecco, mi fa molto piacere Antonello. Ecco, Antonello, sentiamo se c'è un collega uomo che ha voglia di intervenire. Antonello, da dove ci segui? Possiamo dare la voce ad Antonello? Sì, un attimo solo che lo trovo. Sì, grazie. Antonello, ecco, non dico il cognome per privacy perché siamo in diretta. Ma è proprio registrato come Antonello? E anche un cognome, sì. No. Lo vedo che ha scritto bravi alle 17:32 ancora. Ah, allora aspetta che vado, perché giuro non lo trovo. Ah, ecco, ok. Ah, forse è uscito perché non lo trovo più in... Ah, ok, perfetto. Allora, se qualcun altro invece vuole intervenire, Dani... C'erano due maschietti, se volevano intervenire, che sentiamo anche una voce, sì, maschile, magari, così vediamo. Che mi fa piacere sentire, ecco, anche qui abbiamo anche Roberta, che ritorno su per vedere un po', di ascoltare tutti quelli che mi avevano parlato del loro disegno, che mi fa piacere sentire. Ad esempio, Giuseppe vorrebbe parlare, intervenire. Giuseppe? Eccolo qui.
Vediamo, dovrebbe esserti arrivato un link, una notifica per aprire l'audio. Così puoi intervenire. Oppure un altro. Giuseppe lo vedo, però non è ancora sbloccato. O anche Luigi. O Luigi anche, scusate, non per fare una discriminazione, ma insomma abbiamo sempre tante donne e quando abbiamo qualche ometto lo vorremmo insomma coinvolgere e sentire. Quindi Luigi o Giuseppe, se volete intervenire, ci fa molto piacere. O chi di voi invece ha voglia di intervenire? Ecco, avevo il piacere di prima di intervenire ecco, ancora. No, scusami, è andato via una mano. C'era, non so se Loretta avevi alzato la mano per voler intervenire, se no abbiamo un intervento ancora da prima di Salvatore e Anna. Perfetto, allora sentiamo. Allora, Salvatore. Anna, Salvatore. Vi è arrivata la notifica. Eccomi, buonasera. Buonasera. Da dove in che scuola insegna? Allora, io insegno alla scuola dell'infanzia di Cappelle sul Tavo, provincia di Pescara, Abruzzo. E ho disegnato, vabbè, volete sapere questo, giusto? Il disegno che non posso... Sì. Ho disegnato una scuola che si vive all'aperto, in giardino, e io ho la fortuna di averla. Quindi effettivamente ce la viviamo tantissimo, facciamo tantissime attività a livello manipolativo, a livello di esperienze dirette, e devo dire che questo aiuta tantissimo per il rilassamento. Io non sono preparata a livello di yoga perché non l'ho mai sperimentato, però devo dire che con questo modo di lavorare, e poi soprattutto adesso che viviamo isolati, perché è una scuola molto grande, però non abbiamo modo di interagire con le altre classi, e lo stare all'aperto ci aiuta tantissimo. Sì, no, vivere all'aperto la scuola è molto importante e appropriarsi anche, mi fa piacere, ecco, lei da quanto insegna? Io insegno da 36 anni, ho 56 anni, quindi comunque ho il mio bagaglio abbastanza, però mi piace sempre rimettermi in gioco perché comunque nella scuola bisogna veramente rinnovarsi continuamente, quindi comunque vedo che mi è sembrato di capire che il vostro corso è veramente tanto interessante perché noi abbiamo bisogno di rilassarci non solo nei confronti dei bambini, a volte, soprattutto quando poi diventa una scuola di passaggio, anche per l'interazione con le colleghe, col personale, quindi penso che sia proprio importante imparare a lavorare e comunque a rimettersi in gioco in questo. Anna, guarda, io sono molto felice perché devo dire la verità, sono anni che faccio questo tipo di corsi sul benessere in generale e questo sulla scuola, sono felicissima di poterlo fare con Scuola Oltre perché è un team meraviglioso, però devo dire una cosa, a me si allarga tantissimo il cuore quando avevo sentito dalla voce, quando ci sono colleghe che sono una speranza per tutti noi, è per questo che poi a me piace sempre tantissimo l'interazione anche con voi, perché io avevo sentito che era una voce di esperienza, che era una persona che lavorava nella scuola da tanto tempo, e sentirmi dire che ha voglia di iscriversi a un corso che dà degli strumenti nuovi per riuscire a tenersi sempre aggiornata, per riuscire a comunicare con i bambini di oggi che sono molto diversi, che ogni 5 anni più o meno cambiano, perché cambia velocissimamente la nostra società. E quindi questo benessere che io insegno, questo rituale, queste pratiche che potete adottare nelle vostre classi, come diceva Anna, ce n'è veramente bisogno in questo momento. I ragazzi ce lo chiedono a gran voce, ai bambini, e ce n'è bisogno, come diceva questa insegnante giustamente, anche per relazionarmi con il mio collega, perché imparare le tecniche di comunicazione non violenta è fondamentale, sono delle tecniche, non è che io parlo cercando di essere gentile, quello non c'entra assolutamente niente, c'è una scientificità in tutto questo e quello che io vi insegno ha di base sempre una scientificità,
Ecco, io ci tengo perché sono formatrice, cioè il mio studio all'università è proprio quello di formatrice, quindi in questi corsi troverete sempre una bibliografia adeguata, ci saranno dei testi, dei consigli, delle pratiche, degli studi scientifici che io vi darò, di tutto quello che io vi insegno. Quindi ecco, questo ci tengo perché è serio, è un corso molto serio, e quindi si tratta di benessere, ma c'è dietro una scienza, perché è la pedagogia che si unisce alla filosofia orientale, che si unisce alla filosofia dello yoga. Ecco, è un insieme di tecniche che sono fondamentali per il benessere vostro, dei vostri allievi. Ecco, io ringrazio tantissimo Anna per la sua testimonianza e approfitto per fare uno share screen di nuovo, perché trovo importante. Ah, ecco, Antonia, aspetta un secondo solo che vedo che c'è Antonia che ha appena scritto. Antonia, desidererei una scuola bella dai vividi colori come i fiori della nostra città di Terlizzi, e come i bambini, come dice la canzone, c'è un grande prato verde, sì, dove nascono speranze. Ecco, per far nascere le speranze e quindi anche dei ragazzi più sicuri di se stessi, più consapevoli, più responsabili, perché anche di tutto questo hanno bisogno i bambini e i ragazzi di oggi. Vedete cosa sta succedendo, ce n'è veramente di brutte in giro nelle scuole, voi lo sapete meglio di me. E ecco, noi dobbiamo mantenere questo mondo colorato, e per farlo ci dobbiamo dobbiamo riuscire a portare nella nostra cassetta degli attrezzi degli strumenti molto validi. Allora io ringrazio, ecco, quindi sicuramente sì, Donatella, anche i neuroni specchio, assolutamente, sì, ci sono tutte queste tecniche che vado a insegnare. Adesso faccio uno share screen per farvi vedere, anche se Francesca l'ha messo in chat, ma ve lo faccio vedervi la slide per ricordarvi che la seconda lezione, questo lo dico semplicemente perché oggi è il 23 di aprile, ma in realtà la seconda lezione sarà il venerdì 7 maggio, quindi c'è anche un po' di tempo, e poi siamo allo sprint finale di chiusura della scuola, quindi non c'è niente di meglio che fare un corso sul benessere. Ecco, poi la terza lezione è il 14 maggio, la quarta lezione è il 21 maggio e la quinta lezione il 28 maggio. Ecco, questo per ricordarvi le date. Adesso io concludo il corso, quindi velocissimamente, e vi dico che in tutti gli incontri del corso verranno proposte metodologie esperienziali e pratiche, perché questo corso è come un puzzle. Questa è la prima tessera che abbiamo fatto, e ogni tessera è una pratica che potrete far vivere ai vostri bambini e ai vostri ragazzi. Ecco, vi lascio qui i miei contatti, i contatti di Scuola Oltre, la mia mail, il mio sito, mi trovate in Facebook, in Instagram, e poi ci sono i contatti di Scuola Oltre, www.scuolaoltre.it, e interrompo la condivisione per lasciare la parola quindi a Francesca, che vi spiegherà come iscriversi eventualmente al corso se siete interessate. E intanto io veramente ringrazio tutti quanti e tutte quante per essere stati qui ed essere stati qui quest'ora in presenza con noi tutti. Grazie a tutti quanti. Grazie Anna, grazie davvero. E hai detto bene, si dà un bel respiro, ci si rilassa, e devo dire la verità, lo dico anche perché ho seguito il corso l'anno scorso, e il fatto che sia di venerdì vi assicuro che non è una pecca, non è che non sarete stanchi, non farete difficoltà a seguire, ma anzi, vi sarà veramente d'aiuto per invece tirare un bel respiro. Hai parlato veramente di anche mondo orientale, e a volte dovremmo veramente allargare le nostre conoscenze al mondo orientale per trarre il meglio, no? Bisogna
condividere anche a livello di culture, e quindi credo che avremo, come hai detto te, tanto da imparare sulla respirazione, sulla consapevolezza, sullo star bene, un po' riequilibrarsi. Io ho fatto un corso di shiatsu anni fa, e farlo regolarmente tutte le settimane è stata una cosa meravigliosa, riportava veramente un riequilibrio non da poco, non solo per me ma anche con i compagni con cui si faceva. Quindi posso immaginare anche quale aiuto possa essere per i bambini, come hai detto te, e anche per gli insegnanti, perché dire che ci sono i nervi a fior di pelle a volte è dire poco, giusto? Arriviamo tutti già un pochino stanchi. Allora, riassumo un attimo per chi insomma ci ha seguito fino a qua, anche a chi ci ha seguito su Facebook. Allora, oggi l'attestato, chi ha seguito l'attestato di oggi, può averlo direttamente via mail con il link che vi ho messo in chat o nei commenti di Facebook. Quindi ci state veramente 20 secondi, 30 secondi, andate, nome, cognome, prima di uscire, indirizzo email e vi arriva direttamente via mail, e così per oggi intanto siete a posto. Poi vi ho messo nelle chat, ma anche sui commenti di Facebook, il link per il link per la pagina del sito del corso, si chiama Scuola di Benessere, seconda edizione, lo trovate tra gli eventi ma anche nella sezione webinar, e là trovate tutte le informazioni che vi ha fatto vedere Anna, i giorni, gli orari, i contenuti, come lo fate a trovare su Sofia, come vi potete iscrivere, veramente c'è tutto. Vi lo ricordo, vi potete iscrivere su Sofia, potete farlo pagando con la carta del docente, costo 79 euro, oppure con un ordine sul nostro sito, 79 euro per i soci e 96 euro e 38 per i non soci. Avrete a disposizione come corsisti una pagina dedicata al corso, questo per rispondere anche a una domanda in chat. Per tutte le lezioni avrete a disposizione la registrazione e il materiale, come oggi avrete le slide, che vi mette a disposizione la formatrice. A fine di questo percorso vi sarà rilasciato un attestato di 20 ore riconosciuto da Mule, e lo troverete sempre nella vostra pagina, che quella rimarrà, attenzione, a voi per sempre. Quindi vogliamo veramente che questa formazione, che questa condivisione, come ha detto Anna, rimanga a voi veramente per sempre. Anche il materiale di oggi lo troverete online, questa volta ovviamente sulla sezione materiale webinar gratuiti, e dateci il tempo di elaborare, quindi probabilmente sarà inizio settimana prossima, insomma qualche giorno lavorativo, e trovate tutto online. Vi ricordo, ne approfitto per citarlo, che troverete invece sulla sezione rubriche un articolo che ha scritto Anna ancora l'anno scorso, però comunque sempre attuale, proprio sull'importanza dell'educare alle emozioni e al benessere a scuola. Quindi se volete, diciamo, accompagnare quello che è stato l'incontro di oggi, ma anche i corsi futuri, gli incontri futuri, con una lettura, ecco che potete trovarlo nella sezione, vi ricordo, rubriche. Quindi, mi pare di aver riassunto tutto, vi aspettiamo per le iscrizioni, se c'è qualche difficoltà scrivetemi pure a info@scuolaoltre.it, nel giro, guardate, anche meno di 24 ore vi rispondo subito, e niente, per chi insomma è interessato ad iscrivervi, non aspettate, come lo dico sempre, l'ultimo secondo, l'ultimo minuto, iscrivetevi già adesso, e vi ricordo di inserire una mail che guardate sempre, perché a volte inserite le mail istituzionali e noi vi scriviamo e voi non ricevete nulla, va bene? Quindi per l'attestato, attenzione Maria, che non ve lo inviamo direttamente noi manualmente, devi cliccare sul link che ho messo sotto nella chat, e a quel link ti inserisci tu il nome, il cognome e la mail, e arriva tutto in automatico, va bene? Quindi attendo ancora qualche minutino, giusto per dare... Ti interrompo solo un secondo, Francesca, perché una cosa che mi sono dimenticata di dirvi è che chi si iscrive al corso e quindi fa le 5 lezioni complete ha diritto, a omaggio, a un audio, ha quindi diritto a un esercizio di rilassamento, una quasi meditazione guidata, creato apposta per gli insegnanti, tutto per voi da ascoltare in qualsiasi momento della giornata. Grazie a tutti intanto.
Grazie Anna, guarda, è stata una carrambata perché non la sapevo, quindi abbiamo anche questo omaggio fatto apposta per voi docenti, insomma, di Scuola Oltre, i nostri corsisti di Scuola Oltre, che li trattiamo veramente con i guanti e con il tappeto rosso, quindi vi aspettiamo, grazie per essere stati qua con noi, grazie che ci ha seguito da Facebook, mi raccomando, cliccate sul link prima di uscire, ultimi minuti, ultimi secondi e poi chiudiamo il televoto. No, chiudiamo l'attestato. Chiudo con questa bella frase che ci ha postato Luce, che mi sembra anche calzante, e poi ci salutiamo. L'anima libera è rara, ma quando la vedi la riconosci subito, perché provi un senso di benessere standole vicino. E speriamo davvero di aiutarvi a diventare o a continuare ad essere anime libere. Grazie davvero, grazie Anna, e buona serata a tutti. Grazie a voi, vi aspetto.